La Basilica di Sant'Ambrogio è davvero una chiesa speciale, speciale in modo particolare per i milanesi che qui riconoscono le radici della loro fede. Per usare quella bella immagine medioevale, la Basilica è uno di quei giganti sulle spalle dei quali noi che come credenti siamo dei piccoli nani, ci ritroviamo ad essere molto forti e soprattutto diventiamo capaci di guardare molto lontano, di camminare con più slancio. È una casa, ecco, per me che sono il parroco di questa casa, custodire proprio il livello parrocchiale significa tenerla viva questa casa e consegnarla a chi viene come un luogo vitale, fresco, no? Dove uno possa riposare e trovare nutrimento per la propria esperienza di fede. Stiamo vivendo un momento storico, diciamo, perché questo fatto di aver fatto la ricognizio delle reliquie dei santi Ambrogio, Gervaso e Protaso è una cosa naturalmente che capita ogni epoca, insomma, perché è un modo per assicurare la continuità della presenza e della conservazione di reliquie che sono così care, perché Sant'Ambrogio è un padre della Chiesa unita e quindi di tutte le tradizioni anche orientali. Il nostro lavoro è stato prima di tutto quello di spogliare gli scheletri e portare le vesti seriche in laboratorio, nel nostro laboratorio di restauro. Dopodiché c'è stata la fase dello studio a livello di capire gli intrecci dei tessuti, il tipo di ricamo. La prima operazione è stata la pulitura d'aria di tutti i pezzi, dopo è seguito il lavaggio e questa del lavaggio è un'operazione molto delicata perché quando i tessuti sono, diciamo, a contatto con l'acqua sono molto fragili. Dopo il lavaggio è seguita la tintura dei filati e dei supporti e abbiamo cominciato con le fermature ad ago, soprattutto le tuniche a vorio dei martiri erano molto rovinate. Per quel che riguarda Gervasio e Protasio, questi due scheletri sono molto molto simili. Tutti e due sono molto giovani, hanno un'età compresa tra i 25 e i 27 anni, sono alti circa 1,80 m. Forse hanno vissuto diversamente l'uno dall'altro, perché sembra che su di uno, su quello un po' più gracile, ci siano dei segni di carenze nutrizionali, carenza di ferro e così via. Uno dei due santi presenta segni di un taglio netto a livello della sesta, settima vertebra cervicale, quindi alla base del collo, che sono sovrapponibili all'ipotesi di decapitazione. Per quel che riguarda Ambrogio, si tratta di una persona ovviamente di sesso maschile, di un'età alla morte intorno ai 60 anni, non del tutto gracile, di statura media, alto circa 1,68, ma con delle inserzioni muscolari abbastanza marcate, il che denota un'attività o comunque un utilizzo del suo corpo in maniera fisica abbastanza accentuato. Le ossa mostrano a livello della clavicola una frattura molto brutta. Insieme a questo c'è un riscontro che potrebbe essere di natura traumatica, che è quello al volto. Questa asimmetria delle ossa zigomatiche mascellari, quindi delle due metà del volto, visibile appunto sul cranio, riflette, direi abbastanza fedelmente, quello che è la simmetria che si nota nel volto ritratto appunto nel mosaico di Sant'Ambrogio e che mostra questa sorta di difetto.
e per contatto, per continuità con questa logica dell'incarnazione, allora la devozione verso le reliquie diventa un modo con cui la nostra fede riconosce nella storia, nel vissuto, nel soffrire, nel morire di alcuni nostri fratelli una forza che ci aiuta a vivere, a soffrire, a morire da cristiani. E dunque il contatto, diciamo, fisico con le reliquie non è un elemento quasi per persone un po' ignoranti e un po' superstiziose, ma è una professione di fede che la nostra vita è una storia e che sentiamo partecipi di questa storia anche coloro che ci hanno preceduti. E dunque io desidero avere questi difensori. È a questa potenza dei martiri che mi affido, dice Ambrogio, e noi con lui, perché Ambrogio intende che abbiamo bisogno di protettori, di difensori, perché la vita cristiana è anche una lotta, una sfida di fatiche, di opposizioni, di persecuzioni. Dunque il contatto con il corpo, dunque la edificazione dell'esempio e infine questo essere dentro la comunione dei santi, questa persuasione che noi non siamo mai soli,